Mio venerato maestro, mi trovo ormai da un mese qui a Koten e di certo vi sarete domandato il perché del mio lungo silenzio. Rammento bene la promessa che vi feci nel prendere congedo dall'eccellenza vostra, che vi avrei scritto costantemente e di certo non volevo procurarvi dispiacere col silenzio della mia penna. A parziale giustificazione vuoi addurre la scarsità del tempo, le difficoltà nella lingua e nei costumi. E soprattutto, qui so che mi comprenderete, giustificherete, la necessità di studiare costantemente il violino. Voi non lo crederete, illustre maestro mio, ma anche qui, nel cuore dell'Alemagna, vi sono virtuosi del violino di prim'ordine, tali che persino a noi italiani è dopo esercitarci alquanto al fin di non sfigurare. Ho conosciuto qui il maestro Bach, un musicista quai se ne trovano assai pochi persino nella penisola che già tanto mi manca. Egli è un gran virtuoso di strumenti a tastiera. In particolare non mai udì alcun che gli tenesse l'eguale sull'organo. Ma va sicuro che anche al violino egli è un prodigio da non si dire. Proprio ieri eseguì per me alcuni brani da un manoscritto d'elegantissima grafia, che evidentemente custodisce con gran cura e una certa fierezza. Si tratta di sonate e partite. Lui, come gli alamanni, le chiama partie, per violino non accompagnato. Ove non accompagnato significa realmente che non v'è alcun basso, né di violone, né di cembalo o di alcun altro strumento. Le sonate sono negli stile delle sonate da chiesa. Vi figurano movimenti di contrappunto rigoroso, come delle fughe, sempre per violino solo e senza basso, precedute da introduzioni gravi e solenni. Vi sono poi dei movimenti più lievi, in tonalità diverse, e dei movimenti conclusivi spesso di grande virtuosità, quasi negli stile d'un Vivaldi o d'un Corelli, dei quali Bach ben conosce l'opera e l'apprezza come essi meritano. Le partite sono invece, come il nome già esso stesso rivela, delle serie di danze, sebbene ognuna tipologia di danza si presenti, per così dire, trasfigurata. La partita in si minore è di foggia particolare in quanto ciascheduna danza è provvista di una sua double, che la varia con gusto e garbo assai. Non appena avrò del tempo libero, sarà mia premura farvi pervenire una copia di almeno alcuni di tali soli. Sono certo che incontreranno il vostro gusto e dimostreranno il meglio di ciò che l'Allemagna può produrre nell'arte musicale. Sono sempre, ricordatelo, il vostro affezionatissimo e devotissimo allievo, Luigi Antonio Santelli. Thank you.